appartenga a un'altra dimensione. E seconda cosa, perché io credo che tutto è frutto di programmazione. Non c'è il miracolo, non è una... Oggi si può. Quando abbiamo cominciato 4 anni fa, abbiamo fatto un programma, l'abbiamo rispettato. La grande è stato uno di questi, poi medicina. Nel 2006-2007 nasce il corso di laurea in medicina. Tra i sorrisini generali, tra i sorrisini generali. 2006-2007 nasce medicina a Salerno. Che cosa è stato fatto? Siamo andati tra l'altro con un altro corso di laurea in un'altra università, sono 41 le sedi di laurea che hanno il corso di laurea in medicina, con destini completamente diversi. Da allora questo manipolo, questi insieme, questi colleghi che si sono prestati insieme a noi ad accettare la sfida, diciamo, di medicina, riscrivendo la storia di un territorio, risarcendo un territorio di uno scippo che qualcun altro aveva fatto in altre epoche diverse, hanno creato un corso di laurea solido. Sulla didattica, primo corso di laurea in Italia dati al malaurea per durata media, primo corso di laurea per grado di occupazione degli studenti a un anno dalla laurea. Gli stessi studenti che nel 2006-2007 erano quelli che erano agli ultimi posti nell'accesso alle test nazionali, perché chiaramente sapete che su medicina i test sono di carattere nazionale, bene, quegli studenti che scelsero Salerno erano quelli agli ultimi posti. Quando sono andati a competere, la parola meravigliosa, competizione, quando sono andati a competere, dopo aver fatto il corso di laurea, al termine del loro periodo della loro laurea, con gli altri colleghi di altre università, si sono classificati al quarto posto in Italia. Cioè quelli che erano, diciamo, brutto anatrocolo che diventa poi. Perché? Perché noi abbiamo dato alibi a nessuno. Il non può dire, non si può fare, il dire...